voci. Partiamo da questo. Sono curioso. Fermati! Adesso è completa, è finita! Com'è? E la moto c'è! Come bisogna dirlo, fare? C'è! Madonna ragazzi, che motore, 100 cavalli, preparata da Giglioli Motori. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, questa volta bisogna proprio dirlo. Gran moto, gran mezzo, il nostro Enrico fisicamente c'è! Ce la può fare, grande Henry. Adesso però torna indietro, disgraziato, mi hai zozzato tutto, mi hai... Eppure io per una gara come questa avrei preso una bella XR650 monocilindrica, indistruttibile, gira anche senza olio, è il mio sogno, me la farò prima o poi. Ragazzi, è la prima volta che la usa dove non c'è asfalto, è da dire, È la prima volta che la usa dove non c'è l'asfalto. Perché fino ad oggi si è sparato 700 km in un giorno per fare il rodaggio, l'ha fatta tagliandare, l'ha fatta sistemare nelle piccole pecche che aveva. Piccola è una parola, per una moto austriaca. Comunque, vabbè. L'ha fatta un po' sistemare e adesso eccolo qua. Sta provando questa moto sulla terra. Poi non oso immaginare cosa le aspetta là, Però vabbè. Se vai ad agio, Enricone, tu devi arrivare solo in fondo. Solo con calma in fondo, di guardare i panorami, l'alba, il tramonto delle varie nazioni, gli spettacoli, i colori. Stop, niente di più. Non c'è nessuna gara per te. Solo completare il giro del mondo iniziato quando eri un ragazzino. Una stabilità incredibile. Grande Henry. Grande Henry. Dai due sgasate, aspetta. Dammi due sgasate, dai. Fammi sentire il rombo di questo bicilindrico da 100 cavalli. È di una stabilità. Non lo vuoi fare? Dammi, l'accendo no, io. No. Dai, no, dammi qua, dammi qua. Come si accende? Che moto, ragazzi. Desert davanti e dietro. E facciamolo un po' di pubblicità al nostro amico Thomas. Gasolina. BRTuningBike.com. Andate a comprare gli accessori da gaso anche. Ah, ragazzi, è ufficiale. Abbiamo il nostro sito. Eccolo qua. Andatelo a guardare.
Adesso piano piano lo riempiremo. Eh sì, per ora ci sono la home. Per ora non c'è nulla, c'è solo la home page. Comunque guarda, stabilità incredibile. Motore pastoso, infinito, bello, 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 bello. Ma Max dov'è, scusa? Max andiamo a prenderlo adesso. Ah, ok. Ok. Chiudiamo? Primo giretto fantastico. Veramente bello, in mezzo alle campagne, al verde. Ecco, tu Enrico dovrai vedere questo. Questi posti li dovrai vedere in tutto il mondo. Questi posti qua. Ma magari spero di vedere anche un po' di meglio. Senza sputare in faccia la minestra dove mangiamo tutti i giorni. Esatto, però tu dovrai girare tranquillo. Forse risaie, sì, alla fine qualche risaia la vedremo. Tu dovrai tranquillo arrivare a Pechino. Che giorno? A Pechino dovremo arrivare il 28 giugno. Ecco, tu devi arrivare il 28 giugno tranquillo, sereno, rilassato e finire il giro del mondo che è iniziato quando avevi... Il giro del mondo comincia in moto, da precisare, cominciato attraversando gli Stati Uniti in tenda quando mi sono laureato a 22 anni, quindi ecco. Ci hai messo 20 anni, 22-23 anni fa hai iniziato tutto. Che finirai il giro del mondo, è vero. Ecco, tu devi fare questo. Devo dire che la molla che mi ha spinto è quello. Con questo giro chiuderei il giro del mondo. Basta, siamo a posto. Ebbene. Fai un saluto. Un saluto? Un saluto? Solo a noi devi farlo. A enduroxxx.com.